Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Ce la posso fare oggi a registrare. Come state? Vi trovate con un make up particolare, anzi, se volete sapere quali prodotti ho utilizzato, andate sulla mia pagina Instagram perché questo intero look è stato realizzato con i prodotti Moolak Cosmetics. Ogni tanto mi capita di finire sulla loro Instagram Stories per farvi vedere come realizzo vari make up e questo è uno di questi. Questo è uno di questi. Oggi sono qui perché mi piacerebbe farvi vedere, dato che me l'avete richiesto in tantissime, cosa c'è dentro questo pacchetto. Come vedete è una marca che in Italia ancora non è uscita, dovrà uscire. Vi lascio tutte le informazioni dell'uscita di questo brand nella descrizione o comunque qua nel video. Questo non è assolutamente un video collaborazione, ho deciso di farlo perché me l'avete richiesto voi. Come vedete è un pacchettino con degli omaggi, perché sono stata alla cena con Becca Cosmetics. Cos'è questo capello? Che cosa? Vai via. Ancora. Siamo state invitate per conoscerci, o più che altro loro per conoscere noi, e per farci conoscere Becca. Infatti ci hanno regalato dei prodotti che sono qui a farvi vedere. Basta, grazie. Andrea che scrive sempre quando non deve. Quindi questo è il pacchettino, sono rimasta molto contenta perché non mi aspettavo questi prodotti. Ovviamente li ho già sbirciati, però voglio farveli vedere, voglio swatcharli insieme a voi per farvi vedere insomma quanto sono fighi, perché sono troppo troppo gasata, sono veramente molto molto belli. Io Becca l'avevo provata negli Stati Uniti quando ero andata a Los Angeles e anche quando ero stata a New York con Andrea, perché ogni volta che passavamo da Sephora ero lì a swatchare gli illuminanti. Ho un debole per gli illuminanti come ben sapete. Quando avevo swatchato in negozio da Sephora i prodotti Becca, mi ricordo proprio che vi avevo anche vloggato questa parte, che stavo dicendo che erano molto simili agli illuminanti di NYX, e infatti la consistenza, insomma, diciamo anche la pigmentazione degli illuminanti è molto simile. L'unica cosa che Becca sono un po' più flawless, cioè quando andate a toccarli sono proprio soffici come prodotti, e adesso ve li faccio vedere. E al suo interno ci sono questi prodotti. Già avete visto qualcosa che vi ricorderà Gloria, la sottoscritta. Qui abbiamo il Shimmering Skin Perfector Pressed Prismatic Amethyst. Ce la posso fare? Il Shimmering Skin. È un vero e proprio scioglilingua leggere i nomi dei prodotti in inglese. Comunque questo si chiama Shimmering Skin. Sì, è un ombretto, Gloria, sì, certo, un illuminante prismatico pressato, molto shimmer. E prismatico perché? Perché all'interno presenta la forma quasi come gli illuminanti di Too Faced, che sono con quelle forme proprio di prisma, no? Cioè, avete capito. Questa è la scatola esterna, che già la scatola dice tutto, cioè proprio bellissimo, io vorrei un muro fatto così. Adesso vado a comprare tutti i cosi di Becca per aprirle le scatole e farci tappezzarci un muro. Tipo, spendo più soldi per l'illuminante che per il cartoncino stesso. Questo è il prodotto al suo interno e il pack è veramente pauroso perché, come ha detto Antonio, sorvillone, che sembra una navicella spaziale. Infatti sembra proprio una navicella, guardate quanto è figa. Viva gli alieni! Poco fissata Gloria con gli alieni. Abbiamo il contorno tutto cromato, un po' unicornoso, anche questo richiama i colori della scatola. E poi questa parte interna invece è di metallo, con inciso Becca. Guardate quanto è figa la cialdona! Dentro, vabbè, c'è la plastichina di protezione con la scritta Becca, il mega specchio che vi copro perché altrimenti vi fa riflesso e vi dà fastidio. E questo è il prodotto che, come vedete, è molto molto chiaro, quasi un bianco rosato. Però è veramente, veramente super, cioè è luce pura, luce sciolta, pressata, è una potenza veramente. Questo è il prodotto swatchato, adesso ve lo faccio vedere tipo swatchato qua sulla mano, quanto è figo. E lo andrò subito a provare sul mio viso, facciamo un try on, ok? Poi con questo make up, secondo me ci sta anche bene perché ho comunque dei toni freddi. Oh mio Dio, è bellissimo, è bellissimo. Quando vado a toccare la cialda veramente si sente che il dito scivola in modo quasi soffice, no? Come vi dicevo. E l'applicazione è veramente semplice perché non macchia, come vedete è molto leggero, cioè nonostante sia un colore potente, un colore molto forte da portare, perché uno dice no, ma chi lo mette sto illuminante? Invece è molto stratificabile e leggero, quindi si può proprio caricare se si vuole caricare, altrimenti si può lasciare molto molto tranquillo così, in questo modo, con una sola passata. Appena l'ho visto ho urlato dalla gioia. Altro prodotto anche con questo sono impazzita, avete già notato magari una faccetta, questo
conosciuta. Lei è Jaclyn Hill, l'avrete sicuramente vista in un sacco di video, tutorial, perché appunto anche lei ha un canale YouTube, e ha collaborato proprio con Becca Cosmetics creando anche questo bellissimo Shimmery Skin Perfector Sea Pop, nella colorazione Sea Pop. È molto molto scuro per il mio incarnato, infatti credo che lo utilizzerò in due modi, sia come illuminante in un modo particolare che adesso vi farò vedere come ci hanno consigliato, sia come magari illuminante al centro della palpebra, proprio come ombretto bellissimo, o sulle labbra per fare un colore un po' metal. E adesso vi faccio vedere il prodotto interno, che è questo. Il pack invece, la differenza, come vedete, è poca, sì certo, però comunque è sempre navicella, mood navicella spaziale. Come vedete è già swatchata e non sembra neanche tanto scuro, in realtà è un oro aranciato. Però la particolarità di questo, a parte che è super soffice anche questo, come vedete non è tanto scuro, però io sono molto molto chiara e su di me farebbe proprio effetto abbronzante messo male, cioè non so neanche come spiegarvelo. Comunque questo è lo swatch sul braccio, sulla mano insomma, questo è il mio braccio, sulla mano. Se avete un colore di pelle un po' più scuro del mio va, anzi è ottimo come illuminante. Mentre se siete troppo chiare come la sottoscritta ma volete comunque utilizzarlo, potete fare la prima passata normale e poi sopra picchiettarci questo qui. Crea un colore veramente magnifico, lo rende un po' più freddo, come vedete ha cambiato, ne ho messo veramente poco, diventa più freddo e più bianco. Stupendo, cioè io credo che lo utilizzerò così per avere un double layer di illuminante veramente molto molto figo. Poi all'interno del pacchetto c'era anche lui, che io pensavo fosse un terzo illuminante, ma non ci sono rimasta affatto male, perché quest'altro prodotto è una bomba e si chiama The One Perfecting Brush. Infatti è il famoso pennellone, cioè guardate quanto è figo. La ragazza ci ha consigliato di pulirlo senza alcol, quindi vi consiglio anche a voi di non pulirlo con prodotti alcolici, ma semplicemente con uno shampoo neutro, un sapone neutro sotto l'acqua. Le setole sono, che ve lo dico a fa, veramente molto morbide, super super folto, fitto, ed è bellissimo, cioè super rilassante. Avevi ragione Ante, molto rilassante. E niente, questo qua potete utilizzarlo proprio come pennello per andare a scolpire il vostro viso, per andare a scaldare il vostro viso, i vostri lineamenti, o anche perché no applicarci illuminante, cioè se volete avere proprio, come l'ho detto, illuminante, se volete avere proprio due belle guance illuminate, andate a fare stack stack stack, perché anche questa è una guancia, ragazzi. Potete anche andare a pennellare il muro da quanto è grande. Poi abbiamo un ultimo prodotto. Questo qua si chiama Under Eye Brightening Corrector, che è proprio un correttore illuminante. Perché dico correttore illuminante? Non presenta pagliuzze al suo interno. Semplicemente è un correttore illuminante perché, come vedete, è rosa. E io i correttori rosa non li ho mai usati, proprio perché non vanno a correggere praticamente niente, a mio avviso, almeno su di me. Io ho bisogno di correttori aranciati per spegnere il nero delle mie occhiaie, o di correttori verdi per spegnere il rosso dei miei pori rossi, o delle cicatrici da acne. Però il correttore rosa non l'ho mai utilizzato. Questo è molto molto idratante, infatti la prima cosa che si nota all'apertura è che è super lucido, e quando lo andate a toccare lo potete andare a scaldare per avere subito questa sensazione di super idratazione. E come vedete è mega burroso e super pigmentato. Questo è il correttore, cioè guardate quanto è rosa. E perché dicevo illuminante? Perché voi, dopo che andate a correggere questa parte qua sotto gli occhi, quindi applicate il correttore per spegnere magari eventuali occhiaie o togliere le discromie, potete andare a picchiettare questo per andare a creare un doppio strato di colore, che fa in modo che andate a illuminare questa parte qui. Non so come spiegarvi, però dopo aver messo il vostro classico correttore applicate questo e dopo vedrete subito un effetto illuminante in questa parte qua, la Kim Kardashian per intenderci. Però vi saprò dire, lo proveremo magari insieme in un Get Ready With Me. Io in questa zona sono molto molto secca, ho le occhiaie molto, la parte sotto, la pelle è molto sottile, molto secca, quindi uso sempre, tendo a utilizzare prodotti idratanti e molto cremosi. Questo è top, anzi top.
up, t'zap. E questi sono i prodotti che ho ricevuto. Spero che questo breve video vi abbia fatto, non lo so, vi abbia fatto piacere, vi abbia portato un minimo di curiosità per le amanti del make-up, per le amanti soprattutto di questo brand. State tranquilli che arriverà anche da noi. Fatemi sapere se avete un prodotto preferito se avete un prodotto preferito di Becca, qual è, e se anche voi amate gli illuminanti di Becca o gli illuminanti in generale, che cosa comprereste. Insomma, scrivetemi qua sotto nei commenti e fatemi sapere se vi andrebbero altri video su questo mio capello, che ogni volta esce fuori e sembro cornuta da una parte. No, scherzavo. Fatemi sapere magari con un pollice in su o con un commentino se vi interesserebbe vedere altri video simili a questo, tipo mi arriva la roba magari molto interessante, su Instagram ve la posto e voi mi dite sì, Gloria fa il video, così almeno so che non vi annoio e che vi possono interessare. Detto questo, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Io mi vado a illuminare di mezzo. Ciao.